Grazie professor Simonetti, terremo in debita considerazione questa sua disponibilità. Volevo richiamare l'attenzione sul fatto che l'argomento che stiamo trattando interessa in termini generali l'impiego in cucina, nella ristorazione di alimenti surgelati o congelati, non del fatto se in cucina si possa o si congeli o si surgeli, perché il processo di surgelazione non può essere fatto dal privato, deve essere fatto in un'organizzazione, in una struttura specificatamente deputata e autorizzata, che naturalmente esclude automaticamente la possibilità che questo possa essere fatto da un qualunque ristoratore. E la seconda questione che mi sembra opportuno sottolineare nell'introdurre l'altro intervento è che noi non ci stiamo preoccupando specificatamente degli aspetti di sicurezza confinati semplicemente al pesce e al problema della miscelazione. Noi ci stiamo preoccupando del fatto che originariamente l'input iniziale che aveva suggerito al NAS di adottare questa cautela, cioè richiedere all'operatore di inserire con una nota l'origine, il tipo di trattamento che la materia prima aveva subito, faceva specifico riferimento alle normative vigenti di informazione al consumatore sul tipo di processo che le materie prime avevano subito. Questo perché esisteva una potenziale condizione di rischio durante la fase di decongelamento e sulla permanenza del prodotto decongelato in ambienti non idonei con possibili rischi sanitari. Ora, sulla realtà e sulla reale possibilità che questo sia avvenuto o possa avvenire, penso che chi meglio della dottoressa Fracchia ci possa fornire una risposta, considerando la lunga militanza nel settore e quindi la possibilità che la casistica raccolta in questi anni possa sciogliere questo dubbio. Grazie per l'invito. E grazie anche per aver connotato la mia non giovanità, ma effettivamente sono tanti anni che non avevo professionale e non so. Ringrazio. Niente, io premetto che l'ambito in cui noi operiamo, essendo all'interno di un servizio di igiene, alimenti e nutrizioni, è l'ambito nel quale dobbiamo fare l'attività di vigilanza al fine di garantire la sicurezza alimentare, che è sicurezza igienico-sanitaria, nutrizionale e ovviamente poi sempre garantendo poi caratteristiche organolettiche favorevoli perché poi l'alimento deve essere consumato. Detto questo, quindi, e distinguendo ovviamente, come diceva il professor Simonetti, la differenza che esiste tra prodotto congelato e prodotto surgelato e il fatto che i prodotti surgelati possono essere definiti tali se la surgelazione avviene in impianti autorizzati con determinate caratteristiche di attrezzature, noi quando facciamo la vigilanza nei nostri ristoranti cosa verifichiamo? Verifichiamo relativamente a questo tipo di prodotti che siano correttamente stati, provengano da aziende, quindi da impianti autorizzati e che quindi abbiano in etichetta tutte le indicazioni necessarie a quelle previste insomma dai regolamenti vigenti, in particolare cito il regolamento comunitario del 92. E verifichiamo che tutte le operazioni poi di scongelamento all'interno dell'attività alimentare siano state eseguite in maniera corretta, perché questo, come diceva il professor Aureli, è il vero problema. Quindi preliminarmente verifichiamo che nei depositi, nei freezer o congelatori meglio definiti, questo tipo di alimenti sia conservato correttamente. Verifichiamo poi che le operazioni di scongelamento siano fatte altrettanto correttamente, quindi non a temperatura ambiente ma prevalentemente per esempio all'interno di forni a microonde, perché questo consente una maggiore rapidità dello scongelamento del prodotto.
Diverso è poi tutto l'aspetto per il quale, che, al quale stiamo assistendo sempre più frequentemente. E perché? Perché è cambiato completamente nel giro di questo ultimo decennio, in particolar modo la frequenza con la quale il cittadino consuma il pasto fuori casa. Pertanto sempre meno il ristoratore offre un alimento prodotto estemporaneamente, ma sempre di più ha necessità di ricorrere a prodotti che gli consentano, in caso di emergenza o di aumento improvviso delle richieste, possa appunto far fronte a queste maggiori richieste, garantendo però sempre quello che è il discorso della sicurezza alimentare. Quindi da questo punto di vista noi come organo di vigilanza non tanto ci soffermiamo poi sulla verifica all'interno del menu dell'asterisco o meno, che riteniamo non essere un problema che possa effettivamente poi dare la sicurezza al cittadino, ma quello che verifichiamo è molto quello che viene a monte, cioè all'interno della cucina e all'interno dei depositi, proprio perché è la verifica di corrette applicazioni, di corrette procedure di autocontrollo che possono garantire il cittadino. Ci tengo a dire che al di là del regolamento che verrà prossimamente applicato a livello comunitario, in Regione Lombardia è appena uscito, l'ho scoperto questa mattina, porta la data del 30 aprile, un regolamento che definisce quali sono le modalità di congelamento e di decongelamento e scongelamento, meglio, dei prodotti, di tutti i prodotti di origine animale. Quindi determinando quali sono le procedure da seguire e quali potrebbero essere le eventuali sanzioni a cui, ahimè, si potrebbe incorrere nel caso in cui non venissero rispettate queste corrette procedure. Ci tengo a dirlo perché effettivamente, probabilmente all'interno di questo regolamento, ancorché solo applicabile in Regione Lombardia, e questo vabbè è sempre l'eterno problema della differenziazione tra una regione e l'altra, però potrebbe essere per gli operatori del settore alimentare di questa regione un'utile indicazione. Grazie dottoressa Fracchia, soprattutto trovo estremamente opportuno il richiamo al fatto che i nuovi sistemi di controllo, le nuove procedure di controllo offrano al consumatore un numero di garanzie decisamente più pregnanti e più efficaci di quanto non possa fare la semplice indicazione dell'origine e della natura del trattamento che il prodotto alimentare ha assorbito. Quindi, considerando i tempi trascorsi, presumo che quanto giurisprudenza continua a considerare utile ed importante ai fini di una sanzione nei confronti di chi non osservasse e non rispettasse questa indicazione, via via si va decisamente affievolendo. Ma probabilmente ci resterebbe ancora da risolvere due altri piccoli problemi, cioè capire esattamente se effettivamente il consumatore è in grado di apprezzare la differenza di un prodotto realmente fresco da un prodotto realizzato attraverso l'impiego di ingredienti oggi ottenuti con le tecniche di cui faceva specifico riferimento il dottor Bellone. E presumo che le competenze del signor Morelli, un esperto chef, ci possa aiutare a capire se effettivamente l'impiego di questa tipologia di ingredienti rappresenti un motivo di dubbio e di perplessità per il consumatore. Grazie di questo, di avere la possibilità di fare questo intervento. Io vorrei prendere un pochettino più alla larga questo nostro intervento sull'asterisco, parlando proprio da operatore del settore diretto, dove da più di 35 anni opero quotidianamente in cucina e conoscendo un pochettino tutti quelli che sono i pregi e difetti dei miei colleghi, i miei stessi e delle persone che tutti i giorni si confrontano con la realtà quotidiana nel cercare di proporre qualità.
Io voglio dire che 30 anni fa, quando io, 35 anni fa, quando ho iniziato a lavorare, non esistevano praticamente tutte queste tecnologie, ma gli insegnamenti erano già predisposti su una situazione che in cucina bisognava avere tanto caldo quanto freddo, cioè dovevamo avere tanto ghiaccio a disposizione perlomeno per quanto era la differenza del fuoco. Perciò da allora parte un pochettino quella che è l'educazione alla conservazione e alla salute del cliente. Oggi, quando si parla di sanzioni, io volevo anche fare una sorta di intervento in questo... Prima di parlare di sanzioni vorrei che ci sensibilizzassimo un pochettino tutti nel creare una sorta di formazione un pochettino più... diciamo più forte e più significativa nei confronti degli operatori, perché oggi la dottoressa si è accorta oggi, questa mattina, che il 30 di aprile hanno fatto una nuova legge. Si figuri uno che sta tutto il giorno in mezzo alle padelle quando si accorge che è arrivata una nuova normativa. Allora, la nostra associazione dovrebbe cercare di aiutare gli associati cercando di dare dalla formazione con dei libretti di presenza. A quel punto, quando io ho passato un esame su quello che è la conservazione, su quelli che sono i trattamenti, così, a quel punto io sono diciamo tangibile di sanzione in rapporto a quanto è la mia conoscenza sull'alimento o sul prodotto. Questo è semplicemente una cosa che volevo dire, che poteva essere una tavola di discussione magari in un futuro, per cercare proprio di sensibilizzare noi che operiamo quotidianamente nel settore. Non basta che il dottor Belloni venga in azienda e ci spieghi un attimino qual è la tecnica di surgelazione, di congelazione o di abbattimento di temperatura. Questo non basta per far sì di avere degli operatori sempre più preparati e sempre più attenti a quelli che sarebbe la salvaguardia della salute dell'avventore. Su quanto invece il rapporto di conoscenza dell'avventore, se un prodotto ha subito surgelazione o congelazione o un prodotto fresco, se dall'altra parte c'è un professionista che sa dove mettere le mani e come mettere le mani, non penso che ci sia nessuno che possa assolutamente riconoscere e scommettere su una differenza del prodotto. Il problema diventa un problema dell'operatore, cioè ad esempio io sono uno di quei cuochi forse che è rimasto legato alla sensazione e al tatto, alla sensibilità del fresco, usando la tecnologia però nel poter abbattere le temperature, cioè diminuire le cariche batteriche, cercare di riportare allo stato perfetto il prodotto dopo che è stato toccato dal fuoco. Perché solitamente la natura, questa è la mia idea, la natura propone degli alimenti perfetti. L'uomo è il cuoco, solitamente il cuoco, cerca di rovinarlo. Allora, dobbiamo assolutamente cercare di rovinarne il meno possibile e cercare di dare il prodotto più naturale possibile a quello che ha l'avventore. Dal mio punto di vista il cliente non è così avvezzo nel capire se l'alimento ha subito un trattamento, ma il cliente, almeno la nostra fascia di cliente, non accetta volentieri di leggere un asterisco sul menù. Allora questo è un deterrente per gli addetti al settore di chiudere gli occhi come fanno le scimmiette e saltare a pie pari l'ostacolo. A questo punto io rimando la palla al dottore, perché a questo punto bisogna aprire una tavola rotonda sul discorso dove ho iniziato. Grazie. Grazie, chef.